In realtà lo facciamo a più livelli, cioè utilizzando l'originale come base. E poi una sorta di, non dico remix, ma comunque uno sviluppo di quello che è quell'originale. Sì, più che altro direi anche una sorta di atto di memoria, no? Nel senso che la canzone Sì. è stata composta da Max Mathews con un software che è stato il primo linguaggio macchina quindi la prima volta che un computer suonava, no? Una musica, per cui diventa un po' un atto di memoria di questo accadimento, no? Facciamo suonare un oscillatore alla volta, cioè ogni oscillatore è assegnato a un punto d'ascolto, tipo guarda questo, senti questo è il terzo oscillatore, decidiamo la forma d'onda, decidiamo su che range farlo suonare, in tonalità, come senti la tonalità. Ya, cuidado. Un poco de vida.